Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo insieme questo nuovo video. Seguitemi. Allora, ciao a tutti. Questi sono gli ingredienti del primo impasto per fare questo pandoro con la ricetta del maestro Giorilli. Ecco qua, ho preparato tutto. La pasta madre, come saprete, ha bisogno di una preparazione. Vi metto il link sopra. La ciotola l'ho lasciata dentro il frigo, quindi è ben fredda, ciotola e gancio. Ci metto la farina, io uso una farina tecnica e comunque ci vuole una farina superiore al V340, quindi 380, anche 400, questa è una farina però tecnica. Allora, spezzetto la pasta madre sulla farina e naturalmente io farò dei tagli perché sennò questo video diventerebbe lunghissimo, quindi prendetevi il tempo necessario per fare questi passaggi. Ci metto quasi tutte le uova, sono 5. Come vedete, in questo pandoro si usano uova intere per il primo impasto, mentre per il secondo ci vanno i torli. Bene. Faccio girare per 10-15 minuti e faccio amalgamare bene l'impasto. Faccio girare per benino fino a che l'impasto non è bello compatto. Scusatemi, la mia planetaria comincia ad avere qualche problemino, si muove troppo e devo portarla da un tecnico a farla controllare. Allora. E adesso è il momento di aggiungere il resto delle uova. Giriamo, giriamo ancora. Facciamo assorbire bene. Ok. Prima piano, poi aumentiamo un pochino. Eccolo qua. Cerchiamo di portare quasi subito all'incordatura. Lo zucchero va messo in più volte, piano piano, sempre girando in questo modo, a più riprese. Ok. L'impasto non deve scaldarsi molto perché altrimenti fa fatica ad incordare, però ecco, se mettete la ciotola nel frigo parecchie ore, anche il gancio, questo pericolo non ci dovrebbe stare, altrimenti misurate la temperatura dell'impasto. Finito di mettere tutto lo zucchero, continuo a far girare per portare a incordatura. Vedete, io ho questo termometro a sonda, sta a 22, si mantiene bene, insomma non bisogna arrivare a 26 gradi, quando sta a 24 già è troppo. Continuo a girare, eccolo qua. Ed ora è il momento di inserire il burro. Naturalmente il tempo io ho tagliato, ci ho messo più tempo, quindi non sono questi minuti che avete seguito. Bisogna comunque far incordare l'impasto o quasi almeno. Poi tanto mettendo il burro continua ad incordare e lo mettiamo piano piano questo burro a pezzettini. Burro che ho lasciato a temperatura ambiente diverse ore. Finito di mettere il burro, continuo a girare e adesso porto in incordatura. Ogni tanto controllo, misuro, scusate, misuro la temperatura e
vedete, sta incordando. Continuo. Ok, ogni tanto fermo, mi fermo sia per misurare la temperatura sia per non far scaldare troppo l'impasto. Controllo il velo, vediamo se riesco a farvi vedere, dovrebbe essere quasi incordato. Eh sì. Ok, faccio girare un altro attimo e poi mi fermo. Controllo ancora, vedete, diventa l'impasto diventa setoso e poi quando vado ad allargare fa resistenza e non si rompe, diventa, vedete, trasparente. Questo è il classico velo a lenzuolo, diciamo così. Bene, adesso tolgo l'impasto dalla ciotola e lo verso sul piano di lavoro. Eccolo qua, vedete. Bello, è venuto bene, è incordato subito. Quindi vedete questo primo passaggio non è difficile da fare. Eccolo qua. Allora, adesso lo pirlo, io ci faccio anche qualche piega e poi lo pirlo. Metto un po' di burro sulle mani, ma nemmeno servirebbe perché non attacca, vedete. Ecco, faccio così. Ok. E poi una pirlatura o con il tarocco oppure con le mani, come meglio credete. Ecco qua, vedete com'è bello liscio, bello setoso. Lo faccio riposare 10 minuti e faccio un'altra pirlatura. Anche con le mani, così, in questo modo, vedete? Lo trascino su e giù e si arrotonda bene. Ok, è pronto. Pronto per lievitare. Lo metto dentro un contenitore. Ecco qua, e lo lascio tutta la notte. Quindi l'impasto lo stiamo facendo la sera, naturalmente, così durante la notte l'impasto cresce, aumenta di volume e deve triplicare. Io uso la cella di lievitazione a 27 gradi. L'accendo, lo metto tardi perché ho paura che mi aumenti troppo presto di volume, però voi se volete mettetelo nel forno con la lucina accesa. Eccolo qua, la mattina lo lascio ancora un pochino, nel frattempo mi preparo l'emulsione, sbatto il burro con il resto degli ingredienti con una frusta elettrica ed eccola qua, la lascio a temperatura ambiente. On bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride! Ed ecco l'impasto, vedete, triplicato di volume. Stava leggermente sotto questa striscia rossa, quindi va bene così. Poi adesso va messo in frigo per 30 minuti, lo sgonfio, lo metto nella ciotola, ecco qua, perché si deve raffreddare un pochino, naturalmente la temperatura adesso se vado a misurare l'impasto sta a 27 gradi e dobbiamo abbassare un pochino la temperatura, altrimenti partiamo già con l'impasto caldo e non va bene. Quindi vedete com'è bello? Quindi copro la ciotola e lo appoggio 30 minuti in frigo. Ok.
Passato il tempo, riprendo la ciotola. Allora, la ricetta dice di mettere metà impasto e la farina, però io sinceramente adesso non mi va di romperlo, anche perché ho messo direttamente con la ciotola, quindi dovrei dividerlo, ma non lo faccio. Faccio questo sgarro alla ricetta, che il maestro Giorilli mi perdoni. Quindi metto tutta la farina e il malto e poi vado con l'impastatrice a far girare l'impasto. Allora, faccio girare prima piano, poi aumento la velocità e devo portare l'incordatura. Quindi vedete, ho messo tutto l'impasto, altrimenti se volete rispettare la ricetta lo dividete, fate prima una parte e poi l'altra, mettendo la seconda parte anche il sale. Io adesso lo metterò, eccolo, lo metto adesso. E devo far incordare, devo portare l'impasto ad incordatura, quindi giro fino a che non incorda. Poi dobbiamo sempre ricordarci di non far scaldare troppo l'impasto e quindi misuriamo, ogni tanto misuriamo la temperatura. Io adesso per farvi vedere, ma comunque è bassa perché la ciotola stava in frigo, ho fatto abbassare con la mezz'oretta in frigorifero la temperatura dell'impasto. Continuo a girare. Questo pandoro è da 1 chilo, anche se l'impasto finale sarà leggermente di più, dovrebbe essere 1 chilo e 150. Allora, questo è il momento di aggiungere le uova in 3 volte. L'impasto diciamo che sta in corda, abbastanza in corda, poi mano a mano finiamo di incordare, quindi metto il resto delle uova in 2 volte, 2 o 3 volte, così, e continuo a girare. Naturalmente, come vi ho detto prima, farò dei tagli, quindi non seguite i miei tempi fino a che non lo vedete incordato e misurate sempre come sto facendo io. Se l'impasto supera i 24 gradi, ci fermiamo e appoggiamo in frigo. Ogni tanto controllo il velo, che ancora ci vuole tempo ancora, anche se sta incordando, però comunque bisogna girare ancora. Vediamo un attimo. Spero di non annoiarvi perché il video naturalmente è lungo. Io comunque, anche se faccio i tagli, devo spiegarvi i passaggi. Sì, vedete che il velo c'è, comincia a starci anche se ancora un pochino appiccicoso. Quindi andiamo con l'emulsione. Oh, l'emulsione la mettiamo piano piano in più volte, eh. Facciamo assorbire, giriamo e poi mettiamo l'altra. Quindi continuiamo così, giriamo sempre fino all'esaurimento dell'emulsione. Ok. Possiamo anche aumentare un pochino la velocità, eh? Io qui per farvi vedere ogni tanto rallento. Vi ho messo un po' di musica, così stacco un pochino.
Allora, guardiamo un attimo se l'impasto è incordato, perché poi bisogna regolare con la panna. Allora, ci vuole ancora un altro pochino. Appiccichi ancora un pochino, facciamo girare ancora. E regoliamo con la panna. Io ne metto pochissima per volta, non la metto tutta insieme, quindi se non ci vorrà, magari non ci vorrà tutta. Metto un goccino per volta e faccio girare, giro, giro ancora. Vedete com'è incordato? E ne metto un'altra pochina adesso, ecco qua. La panna serve per aggiustare un pochino l'impasto, per regolare l'impasto, così dice la ricetta. Ok, un'altra po', però ne lascio un po', eh. Voi vedete se riuscite a metterla tutta, mettetela tranquillamente. L'importante è mantenere sempre l'incordatura. Ok. Quindi diciamo tra una pausa e l'altra per fare anche questo secondo impasto 20 minuti, massimo mezz'ora, credo. Però ci sono le pause di mezzo. Vedete, è incordato, rimane attaccato al gancio, quindi il velo sicuramente c'è. Adesso lo guardiamo. Ecco qua. Questo impasto ora va lasciato 30 minuti così in ciotola, scoperto. Eccolo qua, vedete, fa resistenza e c'è un bel velo. Il risultato direi che è ottimo per questa ricetta. Eh sì, ok. Aspettiamo i 30 minuti e poi lo ribaltiamo sul piano di lavoro, dove lo lasciamo puntare per 15 minuti ancora. Come vedete, io ho preparato anche un pirottino piccolino dove metterò, vediamo, 60-70 grammi di impasto, perché poi lo voglio aprire per vedere come è venuto, mentre il pandoro grande lo lascio chiuso. Allora, adesso lo pigliamo per due volte, avete visto, ho fatto anche una sorta di pieghe. Adesso lo pirlo una volta, poi lo faccio riposare e lo pirlo di nuovo. Qui ho staccato già la quantità per mettere nel pirottino, nel mini pirottino. Pigliamo così con le mani, oppure con il tarocco se volete. Ok, lo lasciamo riposare 15 minuti. E pirliamo ancora. Questo piccolino per pirlarlo è un po' difficile. Allora, facciamo l'altra pirlatura. Ancora faccio così e vado. Ok. Eccolo qua. Adesso lo prendo tranquillamente. Io uso questi stampi che staccano benissimo. Quello d'acciaio non mi piace perché non cuoce bene. Avete visto? L'ho preso anche di traverso, bisognerebbe metterlo. Vabbè, va bene così. Ho messo leggermente imburrato lo stampo, ma nemmeno serve perché questo stacca benissimo, al contrario degli altri di alluminio. Quindi lo metto in cella di lievitazione, lo copro sopra con la pellicola e lascio lievitare. Questa volta ci è voluto molto meno, 6-7 ore di lievitazione. Questo pirottino piccolo è arrivato al bordo prima, naturalmente io lo vado subito a cuocere da solo, certo. Questo piccolo piccolo dentro è sperduto dentro il forno. Ed è pronto poi, eccolo qua, anche lo stampo grande. Lo lascio un pochino così scoperto e lo buco sopra, non ho fatto la foto, ma lo buco con degli stecchini e
in forno, vi metto la descrizione per il forno sopra a 165. Naturalmente dipende dai forni, però il mio a 165 è statico per 50-55 minuti. Poi ho misurato la temperatura, anche se qui non l'ho fatta vedere, sempre con il termometro a sonda. Quando arriva al 94 è cotto, quindi io adesso mi regolo anche dal colore sopra. Se sopra si scurisce, mettiamo un foglio di alluminio e finiamo di cuocere. Allora, l'ho tenuto un'ora fermo nello stampo, poi l'ho girato e l'ho tirato fuori ed eccolo qua. Beh, io direi che è bello, molto bello, il profumo è buono. Se avessi messo tutto l'impasto, il cuscino sotto sarebbe venuto più alto, invece ho tolto perché naturalmente voglio assaggiarlo, anche per farvi vedere nel video com'è all'interno. Eccolo qua, vedete, questo è il piccolino, è morbidissimo e buono. Poi naturalmente non si aprono subito né panettoni né pandori perché debbono sviluppare un po' l'aroma, gli aromi che stanno dentro. Vedete com'è bello, morbidissimo e buono. Buono, l'ho già assaggiato, è buonissimo. E che dire, amici, io vi ringrazio della visione. Lasciate un like, se vi piace il video condividete, così mi aiutate a mantenere il canale in vita. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!